Jedi, il secondo test precampionato per la formazione di Mister Gigi Del Neri. Recupera palla l'Udinese da Alfredson a Fofana. Allarga per Yankto che gli aveva chiamato il pallone. Ancora una discesa di Pezzella. Buona la catena di sinistra. Cross di Pezzella. Aggancia Perizza. La girata e il gol di Stipe Perizza. Grandissima rovesciata. Sia Manzano non aveva trovato la rete con situazioni molto, molto più semplici. Questa volta Stipe ha trovato un gol da grande attaccante. Bello, bella tutta l'azione con Fofana che ha allargato per Yankto. Dei Verdi. Muashar. La fa passare in qualche modo per Alsoma, si fa vedere Fetfazidis, attenzione che non è in offside, dribbling su Pezzella, dribbling anche su Danilo e su Angella e poi la palla clamorosamente fuori. Scende sulla corsia anche al Muwalad, fanno tutto da soli in mezzo, ancora Alsoma, attenzione in mezzo, incredibile errore. Buona anche la finta, cross con il sinistro, il colpo di testa di Kevin Lasagna, il 2-0. Dunque si sblocca per intero l'attacco dei bianconeri, anche qui bellissima la palla tesa, precisa di Rodrigo De Paul. Questa discesa con Pezzella, tocco per Kevin Lasagna, l'entrata anche un po' troppo severa da parte dell'avversario. Rodrigo De Paul, Kuba Yankto e Svante Ingelsson che andranno a comporre probabilmente il pacchetto di tre mezze punte, chiamiamole così, alle spalle di Stipe Perizza. Nella zona di Alsoma prova ad avventurarsi, copre il pallone Pezzella, poi interviene anche Bizzarri, tocco in mezzo per Vaghe, ci si complica un po' la vita. Vaghe alla fine decide per il rilancio lungo, poi spinge, calcio di rigore. Irruento, però non mi sembravano esserci gli estremi per il penalty. L'Udinese, la rincorsa al tiro, alto, alto, sopra la traversa. Mac Sean arriva a Svante Ingelsson prima di tutti. Evandro ancora per Ingelsson. Tocco per Lasagna, buona questa azione dell'Udinese. Lasagna che chiude ancora il triangolo e la grande parata a deludere il tiro di Evandro, ma veramente una giocata ottima. Infatti arrivano gli applausi del pubblico di Gmund che dimostra di apprezzare questo bellissimo scambio orchestrato. Va invece in mezzo Ingelsson con il sinistro, il palo e poi Lasagna che ribadisce in rete, non si alza la bandierina e dunque arriva il terzo gol dell'Udinese. Buono il diagonale di Svante Ingelsson, questa volta Kevin Lasagna dopo aver fallito il tap-in nel primo tempo sul colpo di testa di Stipe Perizza è lesto e glaciale. Bali sul secondo palo, esce provvidenzialmente il portiere per anticipare Bokhnievis, poi Evandro con il sinistro all'angolino, niente da fare per Al-Moseilem, 4-0 dell'Udinese, Evandro sugli sviluppi del corner, era uscito bene Al-Moseilem, ma nulla ha potuto fare sul diagonale mancino. Battuta della punizione con i due over 40, ma solo di numero, 47 al Bassas e 49 al Zain. Parte 49 Mazzani con il cross, il colpo di testa e la risposta strepitosa di Albano Bizzarri. Poter capitolare è arrivata la manona provvidenziale del classe 77 argentino. Occhio al corner e questa volta però il colpo di testa va a segno con il numero 30 Al Yami che è saltato quasi da solo. Questa volta Bizzarri nulla ha potuto, veramente agli sgoccioli di questo match. E infatti arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Si chiude il match a Gmund, si chiude con un altro successo dei bianconeri. Dopo il 5-1 di Manzano arriva il 4-1 sulla formazione dell'Al Rashidiyya.